Son 2 3 4 canale. Allora, oggi sono andata a fare un pochino di shopping con mia sorella e ho comprato delle cosine che mi necessitavano anche un po' per la partenza. Non è che sono una che si compra tantissimo da vestire, anche perché prima ero abituata avendo il negozio, quando mi piaceva qualcosa, quando andavamo a comprare delle cose per il negozio, un pezzettino, due pezzettini me li prendevo. Adesso era un anno che da quando abbiamo chiuso il negozio che non mi compro mai niente. E allora adesso oggi siamo uscite, ho trovato delle cosine e me le sono prese. Ho cercato qualche vestitino, però ne ho trovato solo uno, perché niente, c'era poca scelta sui vestitini. E così magari, se riesco prima di partire, mi piacerebbe prendermene due nei siti online, però vediamo, non lo so, adesso tutto da vedere, perché ho già preso diverse cose per la roulotte, per la casa e questo e quest'altro, anche spendere per i vestiti, però almeno due mi piaceva prenderli, provare anche come mi trovo comprando online, perché non l'ho mai fatto. Allora, ho preso oggi una borsettina che mi necessitava, perché ne avevo una nera a tracolla ma si era rovinata, e allora ho comprato questa borsettina grigia, color grigio, perché mi piace tantissimo questo colore ed è molto abbinabile su tutto, e quindi ho preso questa, ma proprio cose da poco, 10 euro questa borsettina. Poi mi sono presa uno zainetto che lo volevo tanto, perché quando si va in giro la sera è tanto comodo dietro le spalle, non è come la borsa che la devi tenere, insomma. Io adesso vado bene con la tracolla e con lo zainetto per andare al mare, va benissimo. Quindi anche quando magari si vanno a fare delle commissioni, che è pratico e va benone. Quindi ho preso questo zainettino, questo l'ho pagato 12 euro. Proprio prezzi stracciati. Poi mi sono presa questa magliettina qua, bianca, semplice, però ha questa particolarità della manica che praticamente rimane aperta qui sulla spalla, e ha niente, la manichina semplice così, proprio semplicissima, un po' più lunga dietro che davanti. Questa l'ho pagata 7,99, 8 euro. Poi me ne sono presa un'altra di questo colore che non avevo, che ha queste manichine fatte così, annodate e traforate, un pochino a sboffo, molto pratiche, molto comode. Poi, siccome ho preso questi pantaloni, proprio ho fatto un azzardo, questi pantaloni corti in questo color giallo senape sono tipo bermudina, aspettate perché provandoli poi li ho tirati su, che mi piace fargli la svolta, però sono a bermuda. Li cercavo larghi, li volevo praticamente a riccio così, però larghi sulla gamba, però non li ho trovati. Allora, ho preso questi che sono un po' elasticizzati, e questi vanno bene abbinati alla magliettina bianca che ho preso, oppure fare il completino con quest'altra magliettina multicolor. Vedete, c'è il giallo che riprende il pantalone, poi c'è del bianco, dell'azzurro, del rosa. Mi è piaciuto tanto, era carina, leggera, con questo tessuto tipo Boulanin.
perché mi piace un po' di colore. Siccome adesso sono sempre vestita di scuro perché al lavoro sono sempre in nero, avevo voglia di un po' di colore. Poi ho preso questi pantaloncini da mettere, sapete, alla sera quando magari ci si fa la doccia e si rimane in campeggio. Mi è piaciuto tanto il colore, adesso sono da stirare, devo lavare tutto e stirare, con questo smerletto sotto in cotone che mi piace, e sono proprio quelli pratici, sapete, praticissimi. Questi qua. E poi mi sono presa un vestito. Oggi ho pulito i peperoncini, quelli che avevamo messo nell'orto, le bombette, sapete. E nonostante che mi sia lavata le mani 3000 volte, sempre questo, e sento ancora l'odore fastidioso che mi sta a fare, come si dice, il gratin in gola. Ecco, ho preso questo vestitino qua. A me piacciono tantissimi i vestiti perché sono pratici. Praticamente fa la balzina, rimane la barchetta sulle spalle, fa la balzina qui sopra il seno e poi cade morbido. Mi è piaciuto tanto. Magari questo qua, se riesco, ve lo provo, vi faccio vedere. Ok, ragazze, questi sono stati i miei acquisti per la partenza. Ah no, poi ho preso anche l'infradito, che tutti gli anni quando parto devo comprarmi le ciabatte nuove. Ho preso queste tutte colorate. So che ho comprato tante cose colorate, ho preso anche le ciabatte colorate. Una caffettiera da tenere sul camper, questa l'ho proprio presa da tenere sul camper, con il manico rosso. Mi sono presa qualche smaltino, mi sta venendo da starnutire. Sono presa qualche starnuto, qualche smaltino, questo colore verde, un po' un verde, quasi un verde acido, perché mi è piaciuto tanto. A me piacciono un po' di colori particolari da mettere in estate. Poi ho preso quello che avevo già, è molto simile al colore che avevo già, e poi questo qua sull'arancio. Li ho pagati 2 euro l'uno, questi qua. Però avevo tutti ormai smalti scuri, invernali, e non mi piacevano più. L'unico che avevo che mettevo ancora il rosso, adesso sto mettendo pochissimo smalto perché tutti i giorni con le mani a bagno è inutile stare a mettere lo smalto. E quindi niente, ho preso questi qua proprio per andare al mare, ogni tanto cambiare colore. Ecco qua. Allora ragazze, adesso provo il vestitino e voglio vedere se mi sta bene. Spero. Allora ragazze, questo è il vestito, vedete che fa praticamente l'ondina qua sopra e rimane qua riccio sotto al seno e poi cade morbido. E per chi come me magari che ha un po' i fianchi così sta, devo dire bene, non è neanche proprio corto corto, perché arriva proprio sopra il ginocchio, però per l'estate, per il mare va benissimo, con un bel paio di sandaletti direi che non è male, non è male. Ok, questo è il vestitino. Ragazze, devo dire che ho fatto un azzardo proprio con questi pantaloni gialli, però non mi dispiacciono alla fine, con questa magliettina colorata non mi dispiacciono affatto. Poi li posso anche tirare su volendo un po' più a bermudina, vedete, un po' più corta, però non, devo dire che non mi dispiacciono come colore, un po' estivo, un po' diverso dal solito. Che dite? Può andare? Allora, questi li ho provati con questa magliettina giusto per, non mi pare che siano malissimo. Niente ragazze, questa l'ho provata con questi short corti neri, proprio per non rimanere in mutande. E, ecco, mi piace l'effetto della manichina col fiocchetto ed è anche molto molto leggera, molto carina, non mi dispiace.
ragazze. Dai, abbiamo fatto un video un po' diverso, ci siamo un po' divertite, io con voi a provarmi le cose che mi sono comprata. Niente ragazze, ora vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Vado a sistemare tutto il casotto che ho fatto e vi abbraccio come sempre a tutte. Un bacione. Ciao, alla prossima. Ciao ragazze, buongiorno. Allora, vi vedete qua, bella pronta. Per andare a lavorare praticamente, perché questa settimana e la prossima faccio il turno a mezzogiorno e quindi niente, sono già pronta. Adesso sono le 11:20. Vi faccio vedere due cosine che avevo ordinato su Amazon, sempre per la roulotte, perché purtroppo come nel camper, quando ci siamo dovuti attrezzare dovutamente anche per la roulotte, necessitano delle cose che purtroppo quest'anno sono delle spese in più che poi non si faranno più, ovviamente. E niente, vedete qua i miei pacconi, uno qua e uno qua. Adesso vi faccio vedere. E poi un pacco deve arrivarmi entro lunedì, che deve essere l'armadio da montare poi fuori nella veranda. La veranda siamo riusciti più o meno a montarla, però non so se poi la riusciremo a metterla. Purtroppo mancavano delle bacchette e abbiamo dovuto adattarle, vediamo come possiamo fare. Però nel frattempo ci siamo messi il tendalino, perché questa roulotte era munita sia del tendalino che della veranda. Il tendalino è ok. E quindi mal che vada, per quest'anno ci aggiusteremo così, perché un'altra spesa anche per la veranda quest'anno proprio no. E quindi dobbiamo aggiustarci. Va bene, vi faccio vedere queste due cose veloci che poi devo proprio scappare. Allora, la prima cosa è questa. L'alzatina per salire, aspettate che vi raddrizzo un po', perché siete troppo alti, ecco. L'alzatina per salire nel roulotte, siccome la roulotte è un po' alta, questo qui è un poggiapiedi per aiutarci a salire meglio. Diciamo nel sito di Amazon ne avevo visto un grigio più chiaro, invece mi è arrivato così, però va bene lo stesso. Magari nelle foto risultava più chiaro, ma comunque va benissimo. E poi un'altra cosa che mi serviva proprio, che è utilissima anche perché ne usiamo a quantità industriali nel camper e nella roulotte, è il porta rotolo, porta alluminio e porta pellicola. Vedo se riesco. E ho preso questo, ho ordinato questo perché mi sembrava il più pratico. Bianco, vedete qua si mette lo Scottex, qui la pellicola o l'alluminio, e praticamente quando si sfila la carta questo dà il taglio netto. Ho visto le recensioni, dicono che tutti che il più venduto e il più, cioè il più efficace per i rotoli, per tagliare la carta. Quindi mi sono affidata alle recensioni e ho preso questo. L'ho già provato dove devo metterlo la roulotte, perché ieri sera io e mio marito le abbiamo dato un'occhiata, poi oggi li ho riaperti con voi per farvi vedere. E ci sta proprio a pennello, quindi sono contenta. Adesso poi tra sabato e domenica dovremo sistemarlo, metterlo su. Bene ragazzi, questi sono gli acquisti che sono arrivati proprio ieri freschi freschi. Ora vi lascio. Vado a lavorare e ci vediamo dopo. Ciao! Bene ragazzi, andiamo a preparare le orate. Guarda, guarda, seduto. Attenti, attenti. Bravissimo. Set. Guarda, seduto. Attenti.
Bravissimo, amore. Dai, prendi la bottiglia, dai, gioca con la bottiglia. Vieni, Seth. Tolgo il gressino, vieni. Lo vuoi il gressino? Seth? Bene, ragazze, allora sono tornata oggi verso le 22:30, 20 minuti alle 3. Mi sono fatta una mega doccia, mi sono lavati i capelli, non ce la facevo più, ero marcia di sudore. E poi mi sono riposata un attimo perché ho un dolore immenso al tallone. Mi fa veramente male. Quando lo sforzo un po' di più, non so se dipende dalla sciatalgia, perché mi prende tutta la gamba fino alla schiena. Comunque, ho dovuto riposarmi un po'. Intanto mi sono guardate le mie telenovela che guardo al pomeriggio. Adesso andrò a liberare un pochino Seth, lo faccio scendere un pochino, lo faccio correre un po', fa i suoi bisognini e poi dovrò preparare cena. Stasera farò le orate al forno, al cartoccio. E mi sembra che una di voi mi abbia detto: quando fai le orate al forno, al cartoccio, facci vedere come le fai. Mi sembra di avervele fatte già vedere, forse una volta, però dai. Prepariamo la cena insieme e vi faccio ragazze, intanto che le orate si cucinano al forno, io vi saluto, chiudo questo video. Spero che vi siete divertite in un video un po' diverso, un po' insolito. E niente, ci vediamo alla prossima. State un attimino lì prima, dopo, cioè, state lì dopo i saluti che vedrete le orate come sono venute. E niente. Grazie sempre, sempre a tutte e a tutti, perché non sono solo le donne che seguono, ma ci sono anche i maschietti che seguono i video.
E quindi niente, vi ringrazio di cuore, come sempre. Se vi è piaciuto questo video, un pollice in su. Chi non si è ancora iscritto, se ha piacere, iscrivetevi al canale. E grazie di cuore a chi mi segue sempre. Un bacione. Ciao, alla prossima.